Allora, che fine fanno i minori vittime di tratta e in quale senso c'entrano i minori con la tratta, che di solito viene legata alle donne? Ci sono giovanissime donne sulla strada, ci siamo resi conto che il fenomeno era un fenomeno importante, abbiamo cercato di trovare delle strategie per affrontare questo fenomeno. Insieme al procuratore di Torino, ordinario, e di Ivrea abbiamo sottoscritto una circolare concordata con le forze di polizia, in base alla quale è individuato un percorso, come dire, virtuoso per toglierle il più presto possibile dalla strada. Si è potuto fare anche perché c'è una convenzione con la regione, con la sanità della regione, che ci permette di identificarle non soltanto come caratteristiche ma anche come età, perché normalmente si dichiarano maggiorenni perché sono state istruite a fornire questa identità per poter rimanere sulla strada. In realtà molto spesso sono giovanissime e minorenni, e proprio l'accertamento dell'età ci consente di toglierle immediatamente dalla strada e inserirle in un percorso di protezione nelle comunità di fuga. Ok, ci può anche essere il tema dei figli delle donne vittime di tratta? Ma anche in questo caso si attivano tutti gli strumenti di protezione che sono proprio del diritto minorile e civile.